Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti. Le immagini le avete viste, io penso che avrete già capito. Predica ad orologeria. Il presidente e il neopresidente della Regione Liguria, due giorni fa, ha dichiarato ai giornali che il Cardinal Bagnasco, presidente della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, si è comportato come colui che fa la predica dell'ultimo momento, la predica ad orologeria. Aveva difeso forse, non sappiamo se nel bene o nel male, la candidata alle regionali del Partito Democratico, Raffaella Paita, e la risposta di fronte all'emergenza immigrati, all'emergenza che la Chiesa ha preso a cuore, come hanno preso a cuore tutte le categorie sociali, tutti coloro che in fondo guardano al proprio prossimo come a se stessi, e non fare agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te. Ecco perché di fronte all'emergenza di Ventimiglia, all'emergenza di Albenga, all'emergenza di buona parte di questo nostro paese, ma oggi di questa nostra riviera, ci siamo rivolti ad un uomo nuovo, nuovo almeno per il nostro territorio, che è Sua Eccellenza Monsignor Borghetti. Grazie, Monsignore, di aver accettato il nostro invito, grazie Eccellenza di essere qui nei nostri studi, di parlare di un tema scottante, di un tema delicato. Lei è il coadiutore di questa diocesi, lei è la ventata di nuovo che soffia direi in maniera più che positiva, su un territorio dilaniato da questa situazione terribile che è lo sfruttamento dell'immigrazione e la voglia di respingere i nostri fratelli che stanno lottando per sopravvivere. E chiedo a lei, questa predica d'orologeria, lei che ha firmato insieme agli altri vescovi un documento ben preciso riferito all'immigrazione, ecco, come reagisce? Penso che la cosa importante da sottolineare subito è che questo mio intervento non deve essere catalogato subito da un profumo di collocazione politica. Mi metto invece subito dalla parte della difesa dei diritti della persona. Al di là delle espressioni giornalistiche più o meno opportune, più o meno interessanti, e anche al di là delle espressioni politiche più o meno opportune, più o meno interessanti, rimane chiaro e drammatico un problema. Insomma. Questo problema che rimane chiaro e drammatico è il problema appunto dell'atteggiamento da parte della comunità umane, anche della comunità civile e della comunità cristiana, nei confronti di queste persone che stanno arrancando nell'avventura della vita. Ecco. E quindi è evidente che è sempre l'ora, se vogliamo continuare nella metafora usata o nell'immagine usata, è sempre l'ora di prendere posizione nei confronti dei diritti della persona. I migranti, coloro che fuggono da determinate situazioni, prima di tutto, anzitutto, soprattutto, sono persone umane che portano una dignità che deve essere loro riconosciuta. Questo è il punto ineludibile di partenza. Poi tutto il resto viene dopo. Ecco. Partiamo innanzitutto da questo. Sono nostri fratelli, sono carne della nostra carne,
appartengono alla comunità umana, per chi ha una prospettiva cristiana della vita, con l'occhio della fede, vede in questi fratelli, in queste sorelle, in questi bambini, in questi anziani, in questi giovani, dei disperati, vede il Figlio di Dio che è presente in mezzo a noi, come Ramingo, come Esule, come profugo, e lo vede nell'oggi. Quindi prima di ogni discorso ideologico, paraideologico, politico-partitico di convenienza, c'è una emergenza umana e una emergenza etica. Ecco, comunque è evidente che non si può conciliare lo status di cattolico, di credente, con lo status di chi vorrebbe cacciare o non aiutare o non ricevere il migrante. E in fondo lei è stato inviato, mi consenta il termine inviato, direttamente dal Sommo Pontefice, da Papa Francesco, per cercare di forse mettere un po' di equilibrio o di dare una mano, diciamo, ad una situazione magari gravosa, perché siamo negli anni ormai inoltrati, anni 2000, e la situazione diventa difficile anche per la Chiesa, per una Chiesa che sta cambiando dal Concilio Vaticano II ad oggi, sono cambiate molte cose e soprattutto, se lei mi permette, io vedo che è cambiata anche la figura della rappresentanza diocesana, non riferito chiaramente né a suoi eventuali predecessori o a chi con lei collabora o con chi lei collabora. Ma lei ha una croce al collo, la croce di vescovo, e vedo che non è d'oro. Lei ha un anello e vedo che non è d'oro. Papa Francesco ha fatto la stessa cosa. Cioè, lei lo imita o crede profondamente nel fatto che, insomma, i beni temporali, i beni di questa terra, insomma, devono essere simbolici e non di peso nel senso di valore estrinseco? Nella sua domanda ci sono troppi input, troppe cose importanti da sottolineare. Beh, innanzitutto mi piacerebbe anche mettere una sottolineatura sul fatto che ogni vescovo è inviato dal Papa, ecco. Non c'è un vescovo che arriva, è inviato da qualcun altro. Quindi, lei pare però che sia un vescovo un po' speciale, boh, non possiamo negarlo. Non so in che cosa consista questa specialità. Ecco, comunque sta di fatto che, come tutti gli altri vescovi, sono stato inviato dal Papa, ecco, esattamente nello stesso modo. Che sia stato inviato come coadiutore in una diocesi come Albenga Imperia, che presenta una complessità ed alcune difficoltà e alcuni punti di criticità indubbi, vabbè, questo è vero e va bene, ci si rimbocca le maniche con molta tranquillità. Questo come prima sottolineatura. La seconda sottolineatura, non me ne vorrà Papa Francesco, che ammiro tantissimo e che è un po' una stella polare di riferimento per le sue parole, per le sue scelte concrete che fa ogni giorno, per i suoi insegnamenti, per il suo magistero, con il quale serenamente dico mi trovo in totale, piena sintonia. Non me ne vorrà però se io posso affermare che non lo imito affatto. Ecco. Tento di imitare Gesù Cristo come posso, ecco. Credo che ogni cristiano deve imitare Gesù Cristo. Poi che abbia anche qualche riferimento, diciamo, umano, certo. Senso positivo, senso, certo. Certamente, no, però direi che, anche perché questa storia che io imito il Papa Francesco mi è venuta fuori anche nelle conversazioni ordinarie. Beh, cioè, lei è stato definito realtà, anche il ciclone. Ciclone, tornado, possiamo dire tutto di più. Cioè sono quelle espressioni che io smorzo, butto una secchiata d'acqua su questi fuochi fatui che non hanno nessuna consistenza. Ecco, insomma, bisogna essere molto realisti. Nella Chiesa si lavora, non si chiacchiera. E sarebbe bello questo anche nella società civile, nella politica. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare serenamente e seriamente. Ecco. Io sono qua per lavorare in questa vigna in cui il Signore mi ha mandato, ecco, con i limiti, con le risorse che ho e anche con, diciamo, quel mandato particolare che ho ricevuto quando sono stato eletto come vescovo coadiutore di Albenga Imperia, insomma, no? Che è quello di essere qua per coadiuvare, per aiutare, per sostenere il cammino di questa chiesa locale, di questa chiesa particolare. Ecco, questa chiesa particolare, lei ha detto. Chiesa particolare vuol dire chiesa locale, non particolare, ecco. Perché particolare. Tutte le diocesi sono chiese particolari, secondo il diritto. Mi consenta, eccellenza,
indubbiamente un po' di particolarità in questo territorio, in questa diocesi così ampia che va da una località come Alpenga e sì, le sue vestigia, la sua importanza storica, ad una località come Imperia che è stata perlomeno sino a poco tempo fa e penso che lo sarà ancora forse per qualche anno capoluogo di provincia. Pertanto lei ha una delle diocesi, mi permetta di usare un termine irriverente, forse un po' troppo potente. Lei come si sente che arriva da Orbetello, insomma è una piccola diocesi, arriva dalla piccola diocesi un grande vescovo, cioè un vescovo che il Papa ha scelto di inviare ad Albenga. Cioè lei non sia modesto, mi dica la verità, insomma la scelta sarà ricaduta su di lei per qualche motivo specifico, perché vescovi ce ne sono tanti, non solo l'Italia. Per questo sarebbe una domanda interessante da fare al Papa Francesco. Beh, se ne viene dall'occasione gliela faremo al prossimo irriverente. Non so come fare, però comunque sta di fatto che ritorno sul mio punto chiave, insomma, decisamente la diocesi del Benga Imperia è una diocesi interessante e anche affascinante per i suoi aspetti, diciamo, umani, anche per le sue grandi tradizioni religiose, per la sua storia, per la sua configurazione che lei ha accennato. Sicuramente ci sono delle problematiche che vanno studiate a fondo, con serietà, analizzate. Ci sono forse delle rettifiche su alcuni aspetti di vita ecclesiale da apportare, ma non saprei trovare una diocesi in Italia e nel mondo in cui non ci sono da apportare delle modifiche, degli elementi di perfezionamento dell'impostazione. Poi se sotto la sua domanda ci vuole essere qualcosa di più diretto, me lo dica, io rispondo con chiarezza. Beh, io allora gliela faccio immediatamente, io non volevo certo raggirare alcun ostacolo perché sono diretto nelle domande. Ecco, lei ha un gregge con tante pecorelle, sì, che non sono più in quel gregge, sono tante pecorelle smarrite. Ecco, per te, tra le pecorelle smarrite possono esserci anche delle pecore che non hanno un vello bianco ma ce l'hanno ormai nero, la pecora nera. Ecco, Monsignore Olivieri, che è una persona che io stimo molto, devo dirle, una grande religiosità, una voglia infinita di salvare le pecorelle, ecco, ma anche lei è dell'idea che tutte le pecorelle, anche quelle nere, devono essere riportate nell'ovile, però le riporto nell'ovile e le faccio stare insieme alle altre pecore, non gli do delle responsabilità alle pecore nere di certi territori delicati. Le piace di più così la domanda? Ma diciamo che questa idea dell'ovile mi crea qualche un po' di sommovimento, tant'è vero che mi muovo sulla sedia. Cioè preferirei invece dire che le pecorelle, più che nell'ovile, bisogna portarle in mezzo al mondo, ricche però dell'incontro con Cristo. Cioè, anche ultimamente in un bel incontro con i sacerdoti diocesani ho detto loro che uno dei primati che ci dobbiamo porre nel lavoro futuro, del prossimo futuro in diocesi, sarà quello del primato della missione. Missione vuol dire evangelizzazione, vuol dire annuncio di Cristo, il liberatore, il redentore dell'uomo, colui che possiede una risposta, questo lo dico per chi si pone nella prospettiva di fede, possiede una risposta alle grandi e profonde domande tipiche della persona umana, della natura dell'uomo, il senso della vita, il senso della morte, il senso del soffrire, ma per essere il diretti, perché andare avanti. Ecco. Eccellenza, visto che lei vuole domande dirette, sì, farà una rivoluzione, come si dice, nelle diverse parrocchie? Ma mi piacerebbe fare la rivoluzione di Dio, la chiamava il Papa Benedetto XVI, sì, mi piacerebbe fare la rivoluzione di Dio, cioè nel senso cioè che sono profondamente convinto che Dio non è un rompiscatole, non è uno che viene a rompere le uova nel paniere, ma è uno che, se lo accogli nella tua vita, ti permette di avere le chance giuste per intervenire sull'economia, sulla politica, nel sociale, a difesa della persona umana, all'interno della cultura, per la promozione della grande impresa educativa, oggi sempre più importante, sempre più anche drammatica per certi aspetti. Ecco, la risorsa del riferimento della nostra vita alla dimensione della trascendenza, mediata poi dall'incontro con Cristo, che è il Verbo incarnato, che è Dio che si fa uomo, questa scelta di fondo della persona permette all'uomo di agire in modo efficace per il bene comune.
Questa è una grande convinzione. Questa è una rivoluzione che ho già iniziato da sempre, non da quando sono venuto qua. È una rivoluzione che io sono un rivoluzionario sotto questo aspetto. Mi diranno presto che lei è comunista, stia attento. Beh, lo dicevano anche di Paolo VI, del beato Paolo VI, che era un comunista quando pubblicò La Popolorum Progressio. In questi giorni stiamo ascoltando tutte le varie reazioni all'enciclica di Papa Francesco, quindi la cosa non mi fa alcun problema, perché io sono come un'anguilla. Tutti hanno sempre tentato di classificarmi, di etichettarmi, ma sarà di destra, sarà di sinistra. Ci provino, io scappo come un'anguilla, scappa di mano, io scivolo da ogni parte, perché non sono uno schierato politicamente, però sono uno schierato. Sono uno schierato nei confronti, innanzitutto, di Dio e di Gesù Cristo, e poi della persona umana. E quindi in questo senso sono schierato, laddove vedo che la persona umana è minacciata da impostazioni preconcette, da ideologizzazioni, da una sorta di pensiero che colonizza le menti nel momento attuale, in quel momento io, la Chiesa, facciamo sentire la nostra voce. E quindi siamo scomodi per tutti, per quelli che si classificano, tra virgolette, di destra, per quelli che si classificano di sinistra, al punto tale che poi uno rimbambisce perché non capisce più, ma questo chi è? Vuol stare con il piede in due scarpe? No, io sto in una scarpa sola, in due scarpe sole. È che la verità più delle volte dà fastidio. E la verità dà fastidio perché è proprio la verità, perché la verità ti smuove dentro. Però, nonostante che dia fastidio, piace anche. Ma sai, i rompiscatole poi alla fine riescono avere anche le soddisfazioni perché il rompiscatole, la divina provvidenza. Mi permette, il rompiscatole, quando fa riferimento alla verità, io non ho paura di parlare di verità, perché per me la verità è una persona. Ed è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Allora, quando la verità è una persona e tu la accogli nella tua vita, la proponi, è chiaro che diventi un rompiscatole. Gesù è stato un rompiscatole nella sua esistenza. E ancora oggi è un rompiscatole nell'esistenza della storia dell'umanità. In tante epoche storiche è stato un rompiscatole, perché ha fatto saltare e farà saltare tutti gli schemi, sempre, comunque, e nessuno riuscirà a incapsularlo in una categorializzazione, perché Gesù Cristo sfugge, ecco, a me piace essere in questa linea qua, ecco, e poi che ci si riesca, che si sortiscano dei risultati, questo dipende dal Signore e dalla nostra buona volontà, però questa, diciamo, è l'impostazione, cioè il cristiano oggi è chiamato ad essere il grande difensore della persona umana, che è la minacciata, la grande minacciata della cultura attuale, che anche se si propone come una cultura, e qui sto citando il titolo di un libro di un personaggio molto importante, famoso, che io rispetto molto, ma non lo citerò in televisione, i nostri telespettatori lo sapranno. Non ci curiosisca oltre. Una cultura del diritto di avere diritti, mi fermo qua, bellissimo saggio, interessantissimo, storico, giuridico, meraviglioso, meraviglioso. Poi, lei sa a chi mi riferisco, se non lo sa vada a cercare chi ha scritto un saggio intitolato così. Non mi è la cultura del diritto di avere diritti. Benissimo. E io sono convinto che ci vuole anche la cultura non solo dei diritti dell'uomo, ma anche dei diritti di Dio. Quando poi io scopro che i diritti di Dio sono quelli che meglio difendono i diritti dell'uomo. E questo credo che sia il grande compito della Chiesa nella società attuale. È la grande rivoluzionaria. La Chiesa è veramente portatrice di una sana teologia della liberazione dell'uomo dai falsi idoli, dalle false prospettive di liberazione, dalle false prospettive di affrancamento. Insomma, noi siamo con l'uomo. Questo che dà fastidio. E quando noi parliamo a favore della persona, degli immigrati, quando protestiamo che l'embrione, che l'ovocellula fecondata è una persona umana, che non deve essere violata, quando ci scagliamo contro la cultura dello scarto dell'umano, quando protestiamo contro una finanza non etica, non è che siamo comunisti o chissà chi, siamo semplicemente dalla parte dei diritti della persona umana. Ecco, dare qualcosa agli altri, no? Abbiamo preso e prendiamo ad esempio il Papa, ma potremmo prendere ad esempio anche un
un rivoluzionario che è Pepe Mujica, che è il presidente dell'Uruguay, il quale ha detto: beh, io vivo con poco, faccio il presidente e tutto il resto del mio stipendio lo devolvo ai poveri. Ecco, lei non vuole parlare di politica, no, lei no, non si vuole etichettare. Parlo volentieri di una politica di fronte ad alta. Ecco, di fronte a quest'alta volentieri. Politica mi piace parlare che di molti politica. Politicanti, io li definisco politicanti di questo nostro paese e anche di questo nostro territorio, non hanno compreso o non sanno comprendere. Pertanto io le chiedo, di fronte a lei, mi dispiace, io capisco che lei non voglia entrare in politica, ma questo non è no, partitica. Io non voglio entrare nei partiti, non nella politica partitica. Non è politica. Poi parlo partitica, volentierissimo di partiti. Ma di se politica. Questi nostri rappresentanti fossero un po' più in mezzo al popolo, io le dico una cosa, sono rimasto stupito, e lei dirà, ma come fa a stupirsi? Sono rimasto stupito io, come molti altri, cattolici e non cattolici, gente della strada, e l'abbiamo vista girare per le strade di Albenga, nei Carugi, da solo. E l'unica identificazione forse era quel borsalino che lei portava in testa qualche mese fa. Oggi forse fresco, il cupolino sì. Fa più fresco, il cupolino rosso che nemmeno mette sempre. No, ecco, il fatto di vedere un altro esponente della Chiesa in mezzo alla gente, ecco, dà una sensazione di un certo tipo, una sensazione di cambiamento. Di cambiamento, ma non nei confronti di Monsignore Olivieri, per l'amor di Dio, è soltanto un cambiamento di una chiesa su un territorio che è cambiato, c'è la modernità che coinvolge tutti. Allora io dico, sì, forse sì. Ci vorrebbero anche più sacerdoti che, come lei, arriva alla domanda, girino in mezzo alla gente. E allora le faccio questa: è vero che lei ha intenzione, insomma, un po' come la polizia che si dice basta, tutta sta gente negli uffici, bisogna andare alla squadra mobile, bisogna andare a prendere i malviventi, bisogna controllare il territorio. È vero che lei ha intenzione di sguarnire, diciamo, un po' le segreterie, gli archivi e di mandare, insomma, i sacerdoti a fare i parroci. Mi dica queste sono le cose che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, non so quali siano queste fonti che abbiano detto questo, però mi piace molto una cosa. Diretta, allora la dico diretta. Subito diretto, in modo che almeno anche i nostri telespettatori si chiariscono le idee. Cioè, intanto vorrei fermare se si potesse fermare un fotogramma su un'espressione che lei ha usato, un alto esponente della Chiesa che in questo territorio sicuramente. Allora, mi piace questa espressione, cioè mi piace per dirla e per distruggerla radicalmente. Che vuol dire? Cioè, un alto esponente della Chiesa che sta in mezzo al popolo. Ma quale Chiesa non è dentro al popolo? Se c'è una Chiesa che non ha voglia, cioè una Chiesa, cioè se non c'è il vescovo, se non ci sono i presbiteri che non hanno voglia di condividere l'avventura umana della gente normale che lavora e suda ogni giorno e che deve faticare per arrivare alla fine del mese, per mantenere la famiglia, se non c'è una Chiesa che sta accanto alle persone fragili, deboli, se non c'è una Chiesa che quotidianamente condivide la fatica dell'esistenza, della malattia, della sofferenza, se c'è una Chiesa che non ha voglia di servire l'uomo nella sua concretezza, questa qui non è una Chiesa. La Chiesa alta non esiste, è una fictio, è un'invenzione che probabilmente forse è nata anche per colpa nostra o di alcuni di noi che magari hanno vivono l'appartenenza al mondo clericale, al mondo episcopale, non ci sono riferimenti diretti a nessuno, dico in generale, guardando il mondo, come l'appartenenza ad una casta importante che si erge sopra l'umanità, la quale deve essere il gregge che deve entrare nell'ovile, che deve obbedire ciecamente a quello che il prete e il vescovo dicono, no? Cioè, attenzione, questa è una visione totalmente stravolta, la Chiesa di Cristo non è questa. La Chiesa di Cristo è il popolo di Dio che cammina nella storia concretamente, quotidianamente. Quindi un prete che non sta in mezzo alla gente, che non ha il gusto di servire la gente nell'annuncio del Vangelo, nell'amministrazione dei sacramenti, ma anche nella promozione umana concreta delle sue necessità, nell'aiutarla a ritrovare le motivazioni per un impegno economico, politico, sociale, sindacale, nella luce dei grandi valori della dignità della persona umana, zero, è azzerato, non esiste come prete, ha voglia di dire rosario, di pregare, di stare in chiesa, non esiste come prete, è clericalismo bieco contro il quale io combatto e faccio la mia rivoluzione. Ecco, visto che lei farà la rivoluzione ed è rivoluzionario, ha toccato un punto che mi interessa, quello di molti cattolici, non l'ha detto, lo dico io,
che vedono ai sindacati come un qualche cosa da combattere, qualche nemico. Ma io vorrei ricordare, e lei mi permetta se rimbalzo poi la domanda, non dimentichiamo che esistevano ed esistono le ACLI, cioè le ACLI perché sono nate? Forse molti non sanno, sì, ci sono le sigle CGIL, CISL, UIL, ma vorremmo un po' far capire anche alla gente che il sindacato è un qualcosa che difende il singolo lavoratore, che anche la Chiesa si è sempre mossa negli anni per difendere i lavoratori. Ma decisamente, lei sa molto meglio di me qual è il dibattito in corso anche sulla funzione e sulla perdurante, punto interrogativo, attualità del sindacato. Quindi non tocco certo questo tema nel quale non sono competente, non voglio nemmeno spendere una parola in più. Mi piace però semplicemente sottolineare quello che lei ha già detto in un certo qual modo nella domanda, cioè che queste realtà e anche le realtà delle associazioni sindacali sono nate per un servizio, per la difesa del lavoratore. Quindi più sono imbevute di uno spirito sincero e schietto di amore al bene comune e di servizio alla grande realtà del lavoro umano, che non è soltanto, ce lo ricorda il Papa, ce lo ha ricordato anche ieri nel discorso che ha fatto magistralmente a Torino, il lavoro non è soltanto un problema di avere un lavoro per vivere economicamente, ma anche un problema di dignità umana, perché l'uomo che non lavora si disumanizza, no? Quindi una realtà associativa come, chiamiamola sindacato, per me piccolo piccolo e un po' ignorante, non addetto ai lavori, ha ancora un ruolo, ha ancora una missione da compiere. Il problema è che forse non abbiamo formato personalità sufficientemente, forse dico come Chiesa, preparate ad affrontare questo servizio importantissimo al mondo del lavoro, secondo il grande spirito delle encicliche sociali che davvero costellano il cammino della Chiesa. Ripeto, penso alla Populorum Progressio, ma addirittura penso alla Rerum Novarum, ma penso anche alle grandi encicliche sociali di Giovanni Paolo II, penso all'enciclica sociale di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate. Cioè, questo insegnamento non è un insegnamento assorbito, Non è un insegnamento assorbito, è un insegnamento che rimane fermo e peraltro a volte non ha neppure la mediazione della spiegazione da parte di chi invece dovrebbe essere, tra virgolette, mi si passi il termine, no? Cioè maestro, nel senso cioè che insegna anche i grandi contenuti ideali e valoriali di una prospettiva di impegno anche sindacale alla luce della dottrina sociale cristiana. Ecco, tornando un po' più sul terreno della diocesi, si dice, ecco, si dice o hanno scritto, noi non possiamo certo smentire, ma lei può confermare o smentire, che la sua intenzione è quella di ordinare sacerdoti esclusivamente provenienti dal territorio, cioè che nel seminario non verranno più accolti giovani chierici, diaconi che arrivano da altre diocesi perché altri seminari magari li hanno considerati non idonei al proseguimento degli La studi. ringrazio molto di questa domanda, così guardo bene come si chiama, l'obiettivo, no, La telecamera, la sì. telecamera, per dirlo con chiarezza estrema. Sì, in effetti qui c'è una scelta di campo molto chiara e precisa. Uno dei punti di criticità che qui ho trovato è stato proprio questa un po' eccessiva, diciamo, generosità nell'accoglienza di soggetti anche portatori di problematiche che provenivano da altre realtà, che avevano già fatto altre esperienze di seminario. Nessun giudizio su questo. Dico solo che d'ora in avanti questo discorso si chiude, è una storia passata, eh? Quindi non dico che è in via eccezionale, non potrà bussare alla nostra porta, qualche figura che non provenga dal territorio diocesano. Ecco. C'è sempre la possibilità, ci mancherebbe, non è una chiusura di frontiere in maniera così drastica, però certamente ci sarà un vaglio estremamente forte e chiaro e quindi i preti futuri di Albenga Imperia, finché io sarò qua, sicuramente non saranno provenienti da altri seminari dopo aver fallito altrove,
ma saranno provenienti dal territorio diocesano. Solo in via eccezionale. Lei guarderà più alla qualità che alla quantità, anche di fronte la quantità non significa carenza, proprio un bel niente, alla no? carenza di vocazione. A me non interessa minimamente la quantità, l'ho detto già altre volte, noi abbiamo troppi preti in diocesi, a noi ci interessa la qualità del prete. Insomma, allora non è vero che ci sono poche vocazioni. Non è vero niente, quindi in diocesi, per grazia di Dio, abbiamo un sacco di preti. Ma preti giunti da altre parti? Diversi sono giunti da altre parti. Non ho nessuna valutazione da fare nei loro confronti in negativo, ecco. Prendo atto della situazione, ecco, no? Molti lavorano molto bene, si danno da fare, anche loro si sono rimboccati le maniche, altri lavorano meno bene, altri non lavorano, c'è una certa varietà. Ecco, si dice che lei abbia già fatto una radiografia particolareggiata, addirittura un attacco a tutti i sacerdoti impegnati nella diocesi, ora, da quelli che sono in parrocchia. Mi pare una espressione, e lei mi perdona. Sono irriverente, lei guarda che sì, sia stato troppo riverente. Ma anch'io con sono lei. Un po' irriverente mentre parlo, cioè, però dico forse un po' eccessivo, mi considera troppo, sono un pover'uomo. Cioè, quindi, beh, adesso cioè, non esageriamo, sì, io pensavo senso, di essere irriverente. Però no, allora no, no, sono un pover'uomo, quindi non ho avuto ancora questa possibilità di però poi, sia modesto, cioè, di conoscere ci dica le cose come stanno. Esatto, non ho ancora avuto la possibilità di conoscere tutti. Ah, però lo farà. Ma certamente, come potrei non farlo? Come fa un vescovo a non conoscere personalmente tutti i suoi preti? Lo deve fare, deve conoscere uno per uno, conoscendone le virtualità. Conoscendo... Ha già tirato delle orecchie in questo periodo? Ho già tirato delle orecchie, ma che cosa vuol dire? C'è rimproverato qualcuno, sì. Richiamato qualcuno? Diciamo che alcune situazioni le abbiamo analizzate insieme su alcuni modi di impostare la pastorale, ma non c'è stato nessun richiamo solenne, formale, ecco, in senso ampio dell'espressione. Certamente ho cominciato ad attivare una lettura critica della situazione. Critica vuol dire di analisi, di valutazione della situazione così com'è. Questo sì, se no sarei stato qui a giocare, insomma. Sono 3 mesi, non sono ancora 3 mesi, lo saranno il 25, ecco. È chiaro che una certa idea della situazione comincio a farmela. Ma ci sarà qualcuno, secondo lei, che abbandonerà la Chiesa perché è stimolata ad abbandonarla o perché in invece lei interverrà? Beh, ci sono stati dei casi particolari che insomma hanno, come posso dire, interessato non soltanto le cronache locali ma le cronache nazionali. Cioè, ad esempio, i casi di pedofilia che si sono verificati su questo territorio. Sono state delle condanne passate in giudicato, sì, sì, delle parrocchie sì, che sì, sono sì, ancora vacanti, che non sono ancora state ricoperte. Beh, da ogni un caso parroco. Viene analizzato caso punto per caso, come si suol dire, insomma, no? Ci sono figure, purtroppo, di presbiteri che hanno avuto questa esperienza, ma che però stanno anche direi dignitosamente scontando la loro pena. Ecco, per grazia di Dio non si sono aperte delle nuove realtà, non ho trovato nulla di nuovo, ecco, in questo senso, ecco, se non la prosecuzione di processi già celebrati, già conclusi, che sono, diciamo così, che hanno un po' evoluto verso poi una sentenza, e chi l'ha avuta questa sentenza se la sta portando avanti, ecco. È chiaro che di questo bisogna tenere conto, però ecco non... Rispettiamo anche il giudizio degli uomini oltre che il giudizio di Dio. Direi che è fondamentale, cioè la Chiesa non può certo non rispettare quello che è il giudizio della magistratura, un aspetto infinito deve avere, ecco. È chiaro che poi all'interno della comunità cristiana c'è una valutazione fatta di misericordia nei confronti non soltanto di chi anche sbaglia per motivi di malattia, perché poi in fondo la pedofilia è un disturbo, insomma, anche se anche su questo punto sto dicendo qualcosa di politicamente scorretto per alcune aree del nord Europa, però di fatto la consideriamo un qualche cosa di patologico. Ecco. È chiaro che abbiamo anche a cuore le famiglie delle vittime, le vittime stesse, come si fa? Ecco. Però chiaramente detto questo, facciamo che la legge faccia il suo corso sempre. Ecco. Io ringrazio il Signore che ad oggi non si è verificato alcun altro caso di questo tipo, ecco. Anche secondo loro ho preso atto di quello che è accaduto nel passato. E con le vocazioni, chiamiamole così, che lei ha trovato in seminario, i giovani in attesa di diventare sacerdoti, ecco, l'analisi l'avrà fatta, ecco, non caccerà nessuno di questi giovani o qualcuno... Il vescovo ha il diritto, dovere,
perché è l'ultimo che deve fare discernimento sulla idoneità vocazionale di un giovane al ministero presbiterale. Voglio chiarire che parlare di idoneità al ministero presbiterale non vuol dire dire a un giovane tu sei cattivo, tu sei sbagliato, vuol dire semplicemente no, non hai le ali per volare. Se io voglio fare il paracadutista, no? E mi piace tantissimo fare il paracadutista, ma il mio cardiologo mi trova un difetto cardiaco molto grave, ho voglia a me di dire che mi piace fare il paracadutista, non lo posso fare. Perché? Perché non sono idoneo per fare il paracadutista. Quindi il giudizio di idoneità al ministero non è un giudizio di valore sulla persona, è un giudizio nel merito della sua idoneità a svolgere, così come la Chiesa lo pensa, e direi aggiungo, così come la Chiesa di Albenga Imperia pensa il suo prete per il suo territorio, questo è il giudizio di idoneità. E il Vescovo, è chiaro, deve fare questo tipo di discernimento. Quindi, sotto questo discernimento può accadere di tutto. Ci possono essere giovani che vengono considerati bravissimi ragazzi non idonei e altri che vengono giudicati bravi ragazzi idonei. È una cosa fisiologica, normale. Cioè lei mi conferma la notizia che girava e che gira ancora, che lei ha bloccato pertanto l'ordinazione sacerdotale di alcuni giovani. Questa detta così non è corretta la notizia, no? La notizia va spiegata bene. Io l'ho fatto la domanda. Sì, certo, no, chiaro, ci mancherebbe, è giustissimo, anzi grazie. Così abbiamo l'opportunità anche di chiarire su questo punto, cioè non è tanto avere bloccato quelle ordinazioni perché io quei ragazzi li consideravo allora per il 9 maggio del 2015 non idonei, no, ma perché ero appena arrivato in diocesi e il Papa Francesco mi aveva detto di essere in modo particolare attento alla realtà del seminario, perché è un luogo giustamente anche estremamente sensibile, no, per il futuro di una chiesa, e mi è sembrato anche prudente dire ragazzi aspettiamo che vi conosca un pochino prima di mettervi le mani in testa o di farvi mettere le mani in testa, insomma, no, perché mi sembra giusto che una conoscenza maggiore possa essere utile a me e a voi. Quindi semplicemente sull'onda di questa riflessione, che mi pare di un'estrema prudenzialità e sensatezza, si decise allora, perché ormai siamo alla fine di giugno, decisi allora di soprassedere a questo famoso 9 maggio per dire vedremo che cosa accadrà in seguito, vi conoscerò meglio e ne parleremo. Ecco, li ha conosciuti meglio? Rispetto a quando sono arrivato il 25 di marzo ad oggi, certamente c'è stata una. E pensa che tutti quanti riusciranno a tagliare, chiamiamolo così, il traguardo? Ma io direi che un buon seminario non funziona quando tutti tagliano il traguardo, ma funziona quando anche qualcuno non riesce a tagliarlo, perché il seminario è il luogo di discernimento. Il vescovo si avvale dei formatori, e formatori e vescovo poi alla fine fanno l'esame di idoneità del soggetto. Quindi non mi stupirei e non mi stupisco se qualcuno dei seminaristi potesse essere valutato non idoneo al presbiterato. È una cosa fisiologica che appartiene alla tipicità del cammino tipico del seminario. Ecco, si diceva ai tempi del Cardinal Bertone, segretario di Stato, che forse il seminario di Albenga era da chiudere. Da chiudere perché non serviva più o da chiudere perché era troppo difficile mettere le mani su come andavano le cose? Ma io ai tempi del Cardinal Bertone sul seminario di Albenga Imperia non sapevo soltanto che esisteva. Quindi mi sembra che esisteva il Cardinal Bertone? Che esisteva il Cardinal Bertone come tale e che esisteva un seminario nella diocesi di Albenga. Pertanto non si chiude il seminario di Albenga, per quello che lei. Il seminario di Albenga si chiuderà, punto interrogativo. Dipenderà da quanti passeranno l'esame di maturità. Tanti nostri ragazzi in questi giorni stanno finendo. Eccellenza, lei ha detto di non essere un politico, ma sicuramente un gran diplomatico. E allora, di fronte alla diplomazia, la sua diplomazia... Tutti saranno promossi all'esame di maturità? Ma questo lo so, diamogli il voto politico. Il voto politico io sono sempre stato contrario. Allora, tutti saranno promossi all'esame di maturità? Ma io penso di no, però allora, tutto è possibile. In un seminario diocesano tutti saranno promossi, nel senso, cioè, fuori di metafora, no? Cioè tutti avranno la valutazione di idoneità per continuare il percorso?
Forse sì, forse no. Semplicissimo. Spostiamoci un po' dal seminario e andiamo verso il centro storico. C'è stata una situazione... Piazza dei Leoni. Piazza dei Leoni, lei mi anticipa troppo. Sì, sì, abbiamo fatto una battaglia con il mensile rivisto su questa piazza, che è una piazza magnifica, che purtroppo insomma vedeva un po' troppe auto, un po' troppe motociclette, anche motociclette di un certo costo parcheggiare in quell'area. Devo essere sincero. Se vuole poi le diamo anche la documentazione. Perché, non ne dubito. Insomma, con Rivisto abbiamo fatto una battaglia di un certo tipo. Poi siamo anche stati denigrati, siamo stati attaccati, non certo dal Vescovo, per l'amor del cielo. Però insomma, io le chiedo, ho visto, ho notato che insomma che qualcosa si sta muovendo anche nel centro storico. Sì. Ma in Piazza dei Leoni, lei è intervenuto, ha preso i leoni, insomma, come il mio sarei io Daniele nella Fossa dei Leoni, e con Guglielmo nella Piazza dei Leoni. Purtroppo ho avuto dei complimenti immeritati, ecco, perché tutti mi hanno detto la ringraziamo per Piazza dei Leoni, la ringraziamo, ma per cosa? Perché non capivo, cioè io sapevo bene questo problema perché è stata una delle prime cose che mi hanno detto, io non sapevo nemmeno di che cosa parlassero, quando pochi giorni dopo che era arrivato. Mi scrissero una lettera relativamente a questo problema, ma io avevo ancora con fatica anche individuato dove era sta Piazza dei Leoni, poi dopo ho capito bene che era quella davanti all'Episcopio e dietro la cattedrale, insomma, no? Ho capito che è proprietà della diocesi del Bengen Perea, con tutti i problemi annessi e connessi, piano piano, ecco. Io però devo dire, lo dico in televisione, non ho mosso un dito. È un miracolo. È allora, un miracolo sta di fatto che però, devo dire anche altrettanto con chiarezza ai nostri telespettatori, che ho notato, perché dopo che mi hanno aperto gli occhi, ho fatto un po' il curioso, l'osservatore, dico, andiamo un po' a vedere in questa Piazza dei Leoni quante moto, quante macchine ci sono. Tutte le volte che io ci butto sopra lo sguardo, vedo che non c'è niente. E allora dico, ma dov'è sto problema? Allora mi dico, ma non sarà l'effetto Borghetti che abbia determinato ma questo? Io la mia macchina la metto, la parcheggio all'Istituto di Scienze Religiose, in via che non mi ricordo come si chiama. Abbiamo già verificato, si chiama via Martiri della Libertà. Ma quella accanto? No. È quella accanto. Via Trieste, quello lo sapevo. Martiri della Libertà l'ho imparata. Invece quella di là non mi ricordavo il nome. Beh, era parallela. È parallela, esattamente parallela. Io la metto lì. A una persona che mi ha fermato per strada, in una delle passeggiate, mi sono permesso di fare una battuta utilizzando una frase in latino, non so se l'ha capita, ha sorriso, ma verba volant exempla traunt, che vuol dire che le parole volano, gli esempi trascinano. Quindi chissà, magari forse vedendo che il vescovo non parcheggia lì, magari qualche altro è stato anche stimolato, però non c'è stata nessuna presa di posizione dal sottoscritto. Io il problema lo sto solo analizzando un po' per vedere quale anche posizione, o se è anche il caso di prenderla o di non prenderla, perché onestamente se le cose continuano così non vedo per quale motivo io debba prendere qualche posizione. È già fatta la storia. Complimenti, le devo fare i complimenti. Allora vi aggiungo una cosina prima di chiudere. Anche lei mi fa i complimenti. Abusare ulteriormente della sua gentilezza, della sua pazienza. Non so, visto che lei è un osservatore, Piazza dei Leoni, ci spostiamo un po' più verso nord e c'è una panchina. Da poco tempo hanno messo una panchina, io la invito ad andarla a vedere, che è singolare. Dov'è? È una panchina dedicata agli sposi. Fatevi le vostre fotografie dopo il matrimonio. È firmata dal CIV, dal centro commerciale della zona, dai commercianti della zona e dal comune di Albenga. Mi manca questo, lo dico subito. La invito ad andarla a vedere perché è simpaticissima. Magari insomma, il sindaco che ci sta, spero, guardando, ascoltando, seguendo, uh-huh. E su questa panchina c'è scritto possono anche sedersi, fotografarsi, io adesso gliela riassumo, anche coloro che si sposano in cattedrale. Cioè... è abbastanza singolare, cioè se io mi sposo in comune faccio la fotografia sulla panchina degli innamorati, chiamiamola così, però mi danno anche il permesso, se mi sposo in chiesa, se mi sposo in cattedrale, di sedermi su quella panchina. E chi è il soggetto che dà il permesso? Io ho visto un cartello da osservatore con firmato CIV, con tanto di simbolo del comune di Albenga. Io la invito ad andarla a vedere, faremo una riflessione però, insieme. Ora, se devo essere proprio onesto e diretto, non è che mi sembra una cosa estremamente interessante, ecco. Cioè una cosa simpaticissima, bella. Però la gente se ne accorge, la gente guarda, la gente legge. No, faccio fatica a cogliere la mia competenza nel merito di questa questione. No, ma non era questione di competenza, era così, questione di stile, dico io.
Non da parte sua, ci mancherebbe. No, no, ecco, quello che posso dire, forse possono essere quelle idee che vengono fuori. Io credo che, ora non è il mio campo e non voglio nemmeno entrare nel merito, però credo che un'amministrazione comunale abbia tutto il diritto di, come dire, anche di far lavorare un po' di fantasia i suoi collaboratori per creare delle cose simpatiche, cose anche attraenti. Ultima domanda, so che l'ha già smentita. L'unificazione della parrocchia, perché la politica di cui lei non vuole sentire parlare da anni parla di... La politica partitica, ci tengo per i nostri tempo, telespettatori. Sì, certo, noi stiamo facendo politica, in definitiva, certo, anche noi, stiamo, no? Come? In questo momento. Però se pensiamo a tutti questi anni in cui la politica partitica parla di accorpamento di comuni per risparmiare, oggi facciamo l'accorpamento di campanili. Questa è una fiaba, che non so... D'altra parte dei perro ci sono ancora oggi, insomma, degli scrittori di fiabe, no? E quindi ma a volte è bello anche credere alle fiabe. È bello anche chiedere alle fiabe, ma questa purtroppo è una fiaba a cui a me non piace nemmeno credere, insomma, non mi piace neppure raccontarla. Io non ho mai parlato di accoppamento di parrocchie. In un incontro di sacerdoti abbiamo volentieri parlato di quanto sia importante che le parrocchie imparino a cooperare tra di loro. Questo ne ho parlato con chiarezza, che imparino la cooperazione, no? Quindi a mettere anche in comune determinati servizi, ma mai ad annullare la loro soggettività carica di storia antropologica, di storia religiosa, di storia culturale. Quindi mi fa piacere che lei mi abbia fatto questa domanda, perché mi dà ulteriormente la possibilità di spazzar via lo spettro di un'eventuale soppressione di parrocchie, che non è assolutamente nell'agenda del sottoscritto. Benissimo, la ringrazio, eccellenza. Grazie, lei è stato meraviglioso. Per essere stato nostro ospite, grazie a voi telespettatori per averci seguito ancora una volta. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, mercoledì, sempre su questo schermo alle 21:45 con l'Irriverente. Grazie ancora a tutti e grazie, grazie a Monsignore. Grazie.